Ecco, chiedi, chiedi. Pronto? Sì. Con chi parlo? Se, con me, stai parlando con me, già non ci vedi, adesso non parli neanche. Te lo fa. Sì, eccolo qua. Ciao Carlo, ma io ho una domanda da farti. La domanda è questa: la nostra trasmissione è molto gradevole, è vista in tutta Italia, per non dire anche nei paesi extracomunitari, ma dovendo sopportare schianchi tutta la settimana, il lunedì non hai niente di meglio da fare che sentire lui. Sì. Ma guarda che lo puoi anche insultare, che ha messo! Sì, ma esattamente, bravo, bravo, condivido. Sì, in realtà quando si parla di calcio, lui dissente con questo. Perfettamente, ma voi a Milano sapete che lui sta ancora, non ha ancora sbaltito i postumi di A, Guidolin che andava via da Parma, gennaio 2000 quello che era. Cos'è? B, Marino che sarebbe arrivato al posto di Guidolin, febbraio. Poi, successivamente, era Colomba, Colomba che andava esonerato e che è stato esonerato, e prima giornata di campionato, chi sarebbe venuto al posto di Colomba? Io dissi Donadoni e tutti che sono ancora là che sghignano. Ma infatti adesso devi... Adesso te lo dico, e aggiungo come ultima, quella che alla fine della fiera, vedrai che anche se le quotazioni sono in ribasso, ci va lui al Milan. Adesso è impaziente, te lo dico. No, oh, Carletto! Hai sentito che va a Milan Donadoni? Ha firmato con l'Atalanta già a gennaio. C'è la voce, ma... c'è la voce, ha detto Carletto, c'è la voce. Ma tu come lo vedi? Lo vuoi tu nella squadra mercato questo? Perché questo, guarda Carletto, è più scarso di molti che abbiamo noi, eh? No, questo è più scarso, te lo dico io. Quindi può andare bene per noi. Sì. Non sì. Non sei andato in mensa? No, stasera mancavi giorno, sono andato in mensa, vedi? Mai non sei andato.